carnevale, come ti vesti? Carnevale, come ti vesti? Io sono sempre così normale, non c'è problema. Come ti vesti? 300, festa del mio compleanno questa sera. Festa in maschera, movies. Quello. E mi faccio un vestito da 300. Come si veste, signora, stasera a questa bellissima festa? Non lo so ancora. Qualcosa di vero che da? Pastorella, colombella, che cos'è? Damigella, principella, cenerentola. Questo non è male, eh? Cosa dici questo? Tu marito? Guarda, wow, mio fratello, guarda lì, guarda, c'è mio fratello. Cori, come stai? Mio fratello, cioè veramente mio fratello, ma... Però io ho degli occhiali meno belli dei tuoi, eh. Ah, hai capito, io ho questi qua che sembra ta 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 ta, si vede, non si vede, lui c'ha gli occhiali. Non ci vedi proprio. Ma guarda un po', io bionda e lui nero, hai visto com'è? Dimmi un po', ma a parte gli scherzi, parliamo seriamente. Ammesso che si possa parlare seriamente vestiti così. Com'è quest'anno il carnevale? Come lo vedi? Ah, questo lo vedo molto bene, il carnevale, cosa dite? Dai, può fare un po' di festa, stile anni 70, quello che volete, dai. La gente viene, compra. Viene, compra, si diverte, si prova gli accessori, le parrucche. Quindi tipo le tue, sì. Tu ti chiami? Francesco. Allora praticamente uno che viene qui a scegliere un costume può chiedere di te, può chiedere di Francesco, può chiedere di Daniel, può chiedere di Alessandro, di Luca, di tutti quanti. Siamo tutti al servizio dei clienti. Senti un po' una domanda, è il costume che va di più quest'anno? Ma quest'anno sono andati molto i pirati, per i bambini, i cowboy. Sennò per gli adulti molto gli anni 70 così, greci, romani, un po' di tutto comunque, un po' di tutto. Ma si è dimenticato la testa qua, che sta facendo? Non ti vedo, dove sei? Ah, eccoli! Zaccia, cos'è? Cosa succede? Ah, ecco, ma allora sei tu! Allora sentiamo, siamo con? Luchino. Tu saresti Luchino. Luchino, sempre Luchino. Grande. Allora Luca, com'è la situazione qua? Qua che ci sono un sacco di feste in giro, pieno di feste, pieno di finalmente Genova che si sveglia, pieno di ragazzi. Era ora! Grande, pieno di ragazzi e ragazze che si vestono, come puoi vedere il mio mega vestito di Kenny. E poi voglio ricordare la mega festa a casa sua dove siete tutti invitati. Tutti invitati a casa mia, ne vedremo delle belle. Signora, lei è invitata. L'entrata, certo. Paga lui 100 euro a persona. No, probabilmente non ci siamo capiti. Allora, qui siamo con il capo. Tu sei il capo? Alessandro, sono tutti gli amici di Telegenova. L'unico problema è che ho richiesto un cavallo bianco, mi è andato un cavallo con gli zoccoli sgonfi e pure marrone che è brutto. Ma ti rendi conto come siamo messi? Non ci sono più i principi di una volta. Cioè, no, ma tu mi fai. Lui, tu saresti il capo. Io sarei il capo. Intanto. Pensa un pochettino che gente qua. Si è ridotto qua da Magic Games, proprio. No, vabbè, quest'anno comunque siamo molto felici tutti quanti, a parte il cavallo qua, che ora lo pettiniamo. È un ottimo carnevale, sono contento perché la gente, Genova si sta svegliando. Sono molto felice, ci sono un sacco di feste. Come lo vedi quest'anno il carnevale? Allora, quest'anno il carnevale per gli adulti lo vedo molto bene. L'unica lamentela che faccio è che hanno organizzato pochissime feste per i bambini di piazza, perché le famiglie vengono qua e vogliono portare i bambini in giro a far festa, però obiettivamente c'è veramente poche feste organizzate. Mentre gli adulti è stata un'esplosione, perché locali, discoteche e anche gli stessi bar o disco pub hanno organizzato veramente tantissime feste. Questa è una cosa molto positiva, significa che Genova si sta veramente svegliando, è preparata molto al carnevale, ecco.